fatto un'eccellente prestazione, primo tempo di altissimo profilo e altissimo livello, poi nel secondo tempo, quando abbiamo avuto problemi ad avere uomini spendibili in difesa per i falli, chiaramente la contesa ha preso una direzione diversa. Però una partita completamente diversa, una Cantù molto migliore, e c'è stata, abbiamo imparato, ci siamo avvicinati, non è ancora sufficiente, però è un'altra grande esperienza, e fra 48 ore torniamo a casa dopo questo weekend lungo nel Granducato. Si torna a casa nell'operosa Brianza e vedremo di essere operosi anche noi. Quali problemi? Tu mi hai detto molti problemi e ti ho chiesto quali, che tipo di, non ho capito la tipologia dei problemi. Allora, siamo a 13 tiri liberi, forse devo studiare una difesa sui tiri liberi, proveremo a fare fuori gioco. Sono stati metri diversi dove noi dobbiamo essere più bravi a capirli. Certo che se dopo gara 1 noi vogliamo pareggiare o quantomeno avvicinarci al livello fisico di Siena e poi 16 tiri liberi nel primo quarto, chiaramente cos'è successo nella testa dei miei giocatori? È stato qualcosa di destabilizzante, perché veniamo da una gara 1 con tanti contatti e gara 2 è stata diversa, e quindi dobbiamo imparare anche quello. Guarda, io non sono nessuno per buttare via gli arbitri, io cercherò di capire gara 3 che metro sarà il più presto possibile. Io penso che gli arbitri designati per le finali sono arbitri di altissimo livello, sono i migliori. Bene, credo un'altra bella partita, un'altra partita ben giocata, con tanti spunti, con tanti adeguamenti da tutte e due le squadre, come direi come tutte e due le squadre si aspettavano, perché sempre così poi nelle serie, nelle finali, e quindi siamo molto contenti di aver vinto un'altra volta una partita ben giocata da tutte e due, e di aver vinto poi in fondo nuovamente in controllo, e non è assolutamente facile. Quindi una bella partita di pallacanestro, niente, bravi ancora una volta i miei giocatori. Adesso dovremo avere vinta, direi, soprattutto nella continuità spalmata nei 40 minuti di atteggiamento sia difensivo, ma anche continuando a fare contro un'ottima difesa come quella di Cantù un attacco bilanciato, e non andando mai fuori controllo, e tutto sommato per una finale, dopo che ha giocato 48 ore prima, anche con delle percentuali molto buone. Abbiamo buttato via qualche contropiede che poteva farci spezzare ulteriormente la partita prima, però insomma, complessivamente, a parte quei due o tre contropiedi non sfruttati e un paio di cose in finale dove abbiamo smesso, e questo non va bene, perché devi essere attento a non perdere mai la concentrazione, perché queste sono partite che vivono anche proprio di continuità, di abitudine a leggere le cose. Però bene, insomma, vincere due partite per entrare in finale, anche se la serie sappiamo è lunga, lunghissima, abbiamo tenuto solo il fattore campo e poi quello che sparisce è sempre vittoria in trasferta, però insomma è un modo per iniziare la finale con fiducia. Onestamente io anche all'intervallo ero molto contento per come erano andate le cose, nel senso che Cantù aveva fatto una prestazione eccellente, ma noi avevamo fatto la scelta ancora una volta di avere più esterni per avere ritmo, per decidere il ritmo, e Cantù, accettando questo ritmo, ha segnato, c'è stata, però la partita, secondo quello che pensavamo, era difficile che potesse continuare così per 40 minuti, perché Cantù aveva giocato
segnando canestri importanti con grande circolazione, grande ritmo. E allora la chiave nel terzo quarto era appunto questa. Adesso lo sforzo di ritmo a cui avevamo così portato Cantù doveva concretizzarsi in una maggiore lucidità da parte nostra e essere più puntuali. I giocatori sono stati bravi a far questo perché è diventata più una partita a quel punto di lettura di come attaccavamo noi la zona, di come noi riuscivamo sulle situazioni allora non a 100 all'ora ma a tenere l'uno contro uno, a ricontenere un po' loro penetra scarico. Per cui penso che sia stata il terzo quarto, per rispondere con più precisione alla tua domanda, la continuità anche dei primi due di lavoro fatto, che poi potevamo essere avanti di due o sotto di tre, all'intervallo non cambiava molto, ma il fatto che avessimo deciso il ritmo per me era importante. No, io non so di nulla di quello che io ho molto da fare. No. Assolutamente no, io ho molto da preoccuparmi di pallacanestro, di fare pallacanestro, è il motivo per cui una squadra che non gioca insieme da tempo, che è la sua prima finale, per tutto quello che abbiamo detto, è una stagione nuova, vissuta non insieme perché insomma sappiamo abbiamo giocato 4 mesi senza il playmaker titolare, che poi è tornato tutto quanto, ho molte preoccupazioni per la pallacanestro. E siccome ho fatto molto tardi qui in ufficio queste notti, onestamente la mattina giornale non li ho letti, ma anche perché non mi cambia nulla, cioè mi tanto leggo per capire cosa succede durante l'anno, le squadre si muovono, fanno, ma adesso c'è da fare pallacanestro, qui non so di cosa parlate, cioè vorrei fare, visto che poi domani c'è da partire, fare un viaggio lungo, vorrei parlare di pallacanestro, quindi se qualcuno di voi ha qualche domanda di pallacanestro da farmi, rispondo volentieri, altrimenti mi consentite, vado a rivedermi la partita. Ti ringrazio, no, ma credo che appunto se al di là di quello che succede, dei momenti in cui hai fluidità, te sai che noi confidavamo in certe cose, però insomma complessivamente la partita stava andando con una squadra che era si applicava dai nelle cose che volevamo fare, e quindi questo mi dà anche, e l'ha fatto diciamo nelle due partite, questo mi dà anche serenità nel fare qualsiasi tipo di scelta poi nel secondo tempo, perché quando vedi hai la sensazione sulle cose su cui devi fare attenzione in dettaglio, nell'intervallo, nel giorno prima, che tutti sono coinvolti ed attenti, ecco veramente l'unico momento soft è stato in fondo, perché altrimenti gli occhi, queste sono cose, sono segnali dove li vedi se un giocatore sa, cioè lo vedi si è presente su certe situazioni che per noi erano importanti fare, e quindi questo devo dire mi lascia molta serenità, perché i miei giocatori danno da questo punto di vista delle risposte e niente, sono di questo molto contento. Per quanto riguarda la zone press sì, se vi ricordate Cantù nella gara che abbiamo giocato qui in regular season dopo la Coppa Italia aveva usato lo stesso tipo di zone press, aveva utilizzato molto la zona proprio sugli accoppiamenti Marconato-Lavrinovic per non far correre Dennis dietro a Šistov, e allora ogni volta c'era stato un passaggio a zona. Per quanto noi siamo stati anche travolgenti di ritmo a gara 1, avevo detto alla squadra che oggi me ne sarei aspettata tantissima di zona, addirittura di più di quella che Cantù ha fatto, io me ne aspettavo sinceramente di più. Infatti ecco, questo è l'altro punto, ho fatto bene a ricordarmi, mi sono un po' incazzato quando abbiamo buttato via 2 palloni onestamente noi sul pressing nel primo tempo, uno per una rimessa a tutto campo, quindi non una situazione dove il pressing è un altro, un passaggio completamente sbagliato di McCall con un uomo liberissimo che era Carreto, ma voglio dire l'abbiamo fatta noi, quindi sapevamo, poi chiaro le cose a volte le sai, però le avversarie le fanno anche bene e quindi ci possono stare dei momenti lì, però me ne aspettavamo, e credo che non sarà né la prima né l'ultima volta che vedremo la zona da una parte e forse anche dall'altra. Ma ora se mi dici così mi devo preoccupare, cosa trovano? Cioè io ho detto prima che mi devo preoccupare che si giochi molto bene a pallacanestro, che mi concentro sulla pallacanestro, sono un allenatore, poi voglio dire, non so cosa mi vuoi dire a livello interno. La
Ma a Bolgia abbiamo giocato a Belgrado con 17.000 del Partizan, abbiamo giocato con 15.000 dell'Olimpiakos, abbiamo giocato per tutto, cioè, si gioca a pallacanestro, poi ci sarà, non lo so, poi vieni tu, perché io non ho detto così, mi sono preoccupato, cioè sono adesso a pensare a fare canestro, se mi dici così mi preoccupo, cioè, mi concentro di fare pallacanestro.